Ma la sanità è uno dei termini più usati quando si parla di ospedali, malattie e ricoveri, soprattutto al centro-sud Italia. Esemplare al riguardo è l'ultimo libro dei giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo dal titolo «Se muore il Sud», nel quale vengono elencati tutti i record negativi della sanità nelle regioni meridionali. Però è il caso di dirlo e forse anche di sottolinearlo, al Sud esistono numerose eccellenze in campo medico. Il Sole 24 Ore ha stilato una classifica sulle migliori strutture sanitarie del centro-sud Italia, dislocate tra Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Quello che ne viene fuori è che il meridione è una terra ricca di professionalità e cervelli, dove i pazienti riescono a guarire più facilmente rispetto ad alcuni ospedali del nord. Nella classifica stilata dal Sole 24 Ore anche un ospedale molisano, il Neuromed di Pozzilli. Ogni anno in Italia sono circa 200.000 le persone colpite da ictus, di cui 80% nuovi casi e 20% ricadute. E proprio l'Istituto di Pozzilli eccelle nella cura dei pazienti affetti da ictus. Infatti il Neuromed è il secondo ospedale in Italia con il più basso numero di pazienti che tornano in reparto dopo 30 giorni dal primo ricovero. Si posiziona primo invece per tutto il centro-sud. Risultati importanti questi per la struttura sanitaria molisana che da anni è impegnata per la crescita professionale a tutela della salute umana.